tredicesima sagra della ciliegia, e qui col presidente del consorzio di tutela della ciliegia DOP dell'Etna parliamo di come si deve fare per convogliare tutti i produttori della zona in questo consorzio, il che permetterebbe di commercializzare finalmente la ciliegia Mastrantonia come DOP, perché al momento esiste la certificazione, questo lo chiariamo, ma non può essere commercializzata questa varietà perché non tutti i produttori sono iscritti. Come bisogna fare, Presidente? Dunque, intanto abbiamo già 18 soci i quali sono iscritti in regola, quindi questi possono assolutamente commercializzare la ciliegia dell'Etna come DOP. Tutti gli altri che invece non sono iscritti al consorzio non possono commercializzare la Mastrantonia come ciliegia dell'Etna DOP, incorrendo eventualmente in grosse sanzioni amministrative. Allora cosa si sta cercando di fare? Si sta cercando di fare, attraverso anche la collaborazione col sindaco e gli altri sindaci della zona, una mappatura di tutti i produttori di ciliegia, Mastrantonia, affinché si convincano di intervenire, inserirsi nel contesto del consorzio, avere il controllo del Check Fruit, che è l'organo di controllo istituito dal Ministero per certificare che le persone, i soci che sono inseriti in un consorzio abbiano i requisiti di coltivazione tale da poter essere inseriti come DOP. Dopodiché, raggiungendo un numero di iscritti particolarmente importante, possiamo cominciare a pensare di avere una massa critica tale da poter commercializzare il prodotto anche nei supermercati nazionali e perché no internazionali, perché il problema vero, serio, è la mancanza di una massa critica. Quando un supermercato del nord ci dice: ma voi quanta merce mi potete consegnare nell'arco di una settimana, e noi allarghiamo le braccia, chiaramente cade il presupposto per poter commercializzare a prezzi chiaramente importanti e competitivi il nostro prodotto. Sottolineiamo che ci sono tante altre varietà di ciliegia in questo territorio e tutte di altissima qualità, però è chiaro che in questo momento la certificazione è stata assegnata alla Mastrantonia e si continuerà comunque su questo fronte. Però è importante lanciare il messaggio di convogliare appunto questi produttori che in questo momento forse sono un po' resti, bisogna capire, far capire bene che cosa vuol dire appunto iscriversi al consorzio. Certo, vorrei premettere che le altre varietà di cultivar di ciliegie che esistono nel territorio, che sono buone, ottime ciliegie, ma non hanno la caratteristica che ha la Mastrantonia, perché la Mastrantonia è stata scelta da Bruxelles, quindi l'Europa, perché ha delle caratteristiche particolari che sono la croccantezza, la dolcezza, la brillantezza. Tutte queste caratteristiche che non hanno le altre ciliegie, quindi questa fa della nostra ciliegia Mastrantonia la regina, chiamiamola così, di tutte le ciliegie che sono nella nostra zona. Ecco perché è stata anche e dobbiamo difendere questa cultivar. Se come pensiamo, attraverso l'aiuto dei sindaci e quindi della politica locale, riusciamo a intervenire nell'ambito dei produttori, noi pensiamo di risolvere sicuramente il problema. Ed è partito proprio dal comune di Sant'Alfio questo lancio di avviare l'iter, cioè di convogliare appunto i produttori verso questo consorzio. Sì, è partito dal comune di Sant'Alfio perché il consorzio è radicato a Sant'Alfio, proprio nel municipio di Sant'Alfio abbiamo noi una residenza, e quindi chiaramente Sant'Alfio quello che è, diciamo così, l'apripista e che deve battere per cominciare a lavorare in questo senso. Alle spalle un magnifico panorama del comune di Sant'Alfio, siamo con il sindaco che ci racconta praticamente questa bella partenza da neo insediato con la tredicesima sagra della ciliegia, gioiello dell'Etna,
abbiamo parlato anche col presidente del consorzio di tutela, ci devono essere necessariamente nuovi iscritti nel consorzio per poter permettere la commercializzazione di questo gioiello, di questo frutto gioiello, e per permettere proprio la commercializzazione. Sì, il nostro intento è proprio quello di avviare un'attività che possa portare quanto più produttori possibile all'interno del consorzio, perché il consorzio è la base per la commercializzazione, ma non solo, anche per la produzione. Una produzione che deve seguire un disciplinare di produzione, perché la DOP segue un disciplinare molto rigido, e quindi i consorziati devono seguire quelle che sono le indicazioni, che poi tutto sommato facilitano e rendono alla fine un prodotto qualitativamente superiore. Noi ci siamo insediati da poco, e nell'arco di questi 20 giorni siamo stati nella condizione di mettere a punto questa sagra, che sta dando degli ottimi risultati in termini di presenza, in termini di organizzazione e di tutto quello, diciamo, che è possibile ammirare in questo contesto nostro. Questo territorio è molto vocato all'agricoltura, oltre alla ciliegia sicuramente ci sono tanti altri prodotti di qualità. A questo punto parliamo, non so se vogliamo mettere sul podio magari i primi tre. Certo, nella mia fase della campagna elettorale ho proprio espressamente messo in evidenza il settore agricolo come punto di forza del nostro territorio dal punto di vista economico, come lo è stato in passato, lo deve essere attualmente, ma soprattutto noi ci dobbiamo proiettare nel futuro di una produzione, mirata e di qualità. E i primi tre prodotti che mi vengono in mente sono sicuramente le ciliegie, le nocciole e le mele dell'Etna. Noi abbiamo 12 varietà di mele autoctone dell'Etna che non hanno niente da invidiare alle mele che arrivano magari dal Trentino, che hanno un carico di viaggio molto importante, quando noi invece abbiamo prodotti di altissima qualità e sono a chilometro zero. Sant'Alfio è anche una chicca, l'unico stabilimento di lavorazione della ciliegia DOP è questo, diciamolo, in Sicilia e probabilmente anche nel meridione d'Italia. Allora sì, noi proprio a Sant'Alfio abbiamo un'azienda che si chiama I Frutti del Sole, che hanno tutta l'attrezzatura, o meglio un impianto importante, unico in Sicilia, per la lavorazione della ciliegia. La lavorazione della ciliegia è molto importante proprio per la commercializzazione, perché è indispensabile selezionarla per calibro e in modo particolare anche per quella che è la colorazione, perché le aziende, la grande distribuzione, chiede un prodotto uniforme sia nel suo calibro, ma in modo più specifico anche in quello, diciamo, che è il colore.